Allora, abbiamo raggiunto una zona abbastanza tranquilla, non è pericolosa. Adesso zoomiamo leggermente. Ecco, non più di tanto. Allora, qui intanto vi facciamo vedere, eccola, si dovrebbe vedere dove sta passando la macchina, la scalinata che non esiste più. Qui una volta c'era la scalinata che scendeva in questa zona dell'acqua solfurea. Dietro quel masso scuro che vedete qui c'è una zona leggermente scoperta dell'acqua solfurea, c'è una sorgente appena accennata dove veniva fuori l'acqua solfurea. Ce n'erano tre di queste sorgenti e adesso ce n'è una. Vedete il letto del fiume che è stato modificato e qui c'è stata la ruspa che praticamente ha lavorato sul greto del fiume. Quello è il bottino ricostruito dove sotto a qualche metro di profondità passa il tubo che convoglia l'acqua solfurea alle terme di San Vittore. Vedete come è conciato il territorio, qui ha lavorato le ruspe, ci sono i segni evidenti del passaggio delle ruspe che andavano dall'altra parte, ecco dalla parte di qua, per lavorare, per creare il nuovo bottino e il nuovo convogliamento dell'acqua solfurea per le terme di San Vittore. L'acqua solfurea la vedete che il fiume ha un colore e la zona ha un colore leggermente chiaro, quindi vedete, poi si sente, voi non lo sentite ma io lo sento, l'odore dell'acqua solfurea che praticamente esce da questa parte. Quindi praticamente la zona è stata coperta, l'acqua solfurea ha deviato il cammino e praticamente esce da questa zona, la vedete dal colore chiaro. Allora, a non molta distanza da qui, parleremo di 800-900 metri, seguendo la strada che va verso Sassoferrato-Genga, sotto la Madonna di Frasassi, del santuario della Madonna di Frasassi, una carreggiata è stata praticamente distrutta dall'azione dell'acqua. Milioni di metri cubi d'acqua praticamente vedete che si è mangiata il terreno, ha distrutto praticamente una parte della gola di Frasassi. Difatti lungo il cammino, se vi inoltrate a piedi salendo verso le grotte anche oltre, queste reti rosse delimitano la zona dove non si può oltrepassare perché il terreno è stato praticamente mangiato, portato via dall'azione irruenta della piena. Qui la piena è stata fortissima, come ripeto ha fatto tantissimi danni, lo ripeto, sotto ai magazzini dei sali tabacchi alimentari di Marinelli Evasio e Paolo, e ha distrutto praticamente il ristorante La Scaletta che è stato ricostruito, è stato aperto recentemente, ha distrutto i computer e i documenti delle terme di San Vittore, la parte sotto delle terme dove ci sono gli uffici e la cessazione per le cure. A Genga Stazione, come ricordo, la passerella di Gattuccio e poi nell'abitato di via Marconi, nei garage sotterranei, più di 3 metri d'acqua e praticamente ha rovinato molte cose. C'erano le biciclette, c'erano i libri, c'erano i mobili, praticamente tante cose che sono state rovinate definitivamente dall'acqua, perché purtroppo
si sa che il vento, l'acqua e il fuoco sono elementi che praticamente provocano molti molti danni. L'acqua in questo caso è... L'anno scorso, io non ricordo da quando sono nato, io sono del 52, non mi ricordo che se c'è stata un'alluvione così grande come abbiamo visto l'anno scorso. Sono immagini eloquenti, noi continuiamo a proporvele perché praticamente io lo considero il giorno della memoria. Ah, vi ricordo, ecco, vedete sopra ci sono due statue, ce n'era una qua giù, è stata praticamente rotta, è stata portata via dall'acqua, rotta dall'azione dell'acqua, l'ha disintegrata. Pensate che un blocco di marmo di parecchie tonnellate è stato praticamente disintegrato appunto dall'azione dell'acqua, e qui milioni e milioni e milioni di metri cubi d'acqua praticamente ha provocato un disastro. Io voglio sperare che le istituzioni in un modo o in un altro riescano ad intervenire per riparare una parte di queste, magari la carreggiata della strada che ho detto, costruire la scalinata, ricostruire una scalinata per scendere al fiume e aprire magari una o due sorgenti, perché l'acqua solfurea era una zona molto frequentata, perché l'acqua solfurea si trova alle terme, però le terme, quella serve per le cure, questa poteva essere presa tranquillamente, anche portata via oppure bevuta, ci si faceva il pediluvio, quindi praticamente l'acqua solfurea, questa è naturale, quella delle terme, magari ecco quella della piscina, viene conciata con l'acqua normale, quindi praticamente questa si trova in natura normale, sgorga dalla montagna, quindi praticamente è un'acqua molto curativa, un'acqua che fa molto 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 bene. Io sarei contento se questa sorgente venisse recuperata, perché l'acqua solfurea fa davvero bene. Scorriamo le ultime immagini, siamo 7 minuti e 40 secondi, ammiriamo la bellezza della gola di Frasassi, qui siamo agli inizi quindi non è che si vede bene. E con queste immagini diamo termine al nostro servizio. Comunque domani sulla strada rotta non ci andiamo perché c'è molto traffico, non c'è il marciapiede, la zona è molto pericolosa, allora c'è pericolo di essere investiti, quindi praticamente non rischiamo. Facciamo vedere ancora l'acqua solfurea che esce da queste parti, ha un colore più chiaro. Lo vedete, il colore più chiaro, e praticamente ha cambiato direzione dato che è stata ostruita dai massi. Vedete che il colore è più chiaro dell'acqua. Diamo uno sguardo a questo terreno che è stato lavorato. Lì praticamente hanno costruito un accenno al parco avventura, perché qui dovrà nascere presto un parco di divertimenti. Qui hanno costruito una camminata, si arrampica sulla pianta, poi si percorre un percorso un po' impegnativo, è corto, è divertente, solo che ecco, piano piano questa zona sopra servirà per costruire il parco avventura. Nella parte superiore l'abitato di Piero Sara, quindi noi abbiamo fatto una zona di più avanti, non ci siamo andati perché il terreno è molto ciottoloso, quindi avevamo paura di cadere, di romperci praticamente di nuovo la spalla come nel 2009. Allora,
Allora, amici del Centro Stampa Genga, con queste immagini chiudiamo il nostro servizio. Domani, come ripeto, non andremo nella zona della strada rotta sotto la Madonna dei Frasassi, perché non c'è un camminatoio, un camminamento comodo, tante macchine, tanti camion, abbiamo paura di venire travolti e praticamente non vogliamo farci male. Ci basta questi servizi. Con questa cascatella naturale che è stata ricostruita, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo servizio. Ciao da Gilberto e dal Centro Stampa Genga.